Il 22 settembre scorso il primo Fertility Day italiano. Professore Lavigniera, lei è docente di endocrinologia dell'Università di Catania e segretario regionale della SIAMS. Quali sono i fattori di rischio per l'infertilità maschile? Assolutamente sì, la nostra società, la Società Italiana di Andrologia e Medicina della Sessualità, ha redatto una carta del rischio per infertilità maschile che suddivide questi fattori in fattori di grado lieve, fattori di grado moderato e fattori di grado severo. E tra i fattori di grado lieve rientrano problematiche quali le malattie sessualmente trasmesse, un'età superiore ai 40 anni, una condizione di obesità e l'impiego smodato di sostanze quali fumo, alcol e droghe. Poi abbiamo dei fattori di rischio medio, tra i quali rientrano la presenza di varicocele, una storia positiva per trauma cranico, storie di infezioni testicolari e storia di doping. Poi abbiamo i fattori di rischio severi, consideriamo severi fattori quali anamnesi positiva per chemio o radioterapia, storia di mancata discesa testicolare, che tecnicamente prende il nome di criptorchidismo, storia di tumore del testicolo, appunto di neoplasia del testicolo, e poi la problematica di più recente, diciamo, approfondimento, che è rappresentata dalla riduzione del volume testicolare medio. Il volume testicolare deve essere compreso in epoca fertile fra 15 e 25 cm cubici. Consideriamo ridotto un volume testicolare inferiore ai 12 cm cubici, che è un fattore che si associa a problematiche che vanno ben oltre il problema dell'infertilità maschile, sfociando anche in aspetti quali il rischio aumentato di sviluppare osteoporosi o resistenza insulinica o peggio ancora a causa della riduzione delle concentrazioni sieriche di testosterone totale, principale ormone prodotto dal testicolo, ad un aumento significativo del rischio vascolare. Ci sono delle raccomandazioni per l'effettuazione corretta dell'esame del liquido seminale? Sì, esistono delle raccomandazioni relative alla corretta effettuazione dell'esame del seme, sono raccomandazioni contenute all'interno della quinta edizione del manuale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità redatte nel 2010. Sono delle regole sostanzialmente alle quali qualsiasi operatore seminologo deve attenersi, la SIAMS le raccomanda fortemente, soprattutto perché il rispetto di queste regole significa mantenersi all'interno di linee guida che poi determinano il corretto percorso diagnostico e terapeutico della coppia infertile. Attualmente SIAMS sta conducendo un programma di accreditamento di tutte le strutture nazionali che richiedono appunto il riconoscimento in termini per quanto riguarda le loro attività di laboratorio e quindi la certificazione di essere riconosciute come strutture validate da SIAMS. E questo è un percorso molto importante che ci si augura nell'arco di poco tempo ci porti ad ottenere l'obiettivo più importante, che è quello della omogeneità nella erogazione della prestazione diagnostica che prende il nome appunto di spermiogramma. Dobbiamo avere assolutamente allontanarci da quella che è una visione legata al fatto che qualsiasi laboratorio possa erogare un referto sulla base di criteri quanto mai eterogenei, delle volte anche anacronistici, appunto perché rischiamo di poi condizionare negativamente il percorso della coppia tenendo conto di parametri che non vengono legittimati dalle attuali linee guida internazionali.